c'è tutto questo elemento di scontro e incontro di civiltà. Ecco. E su questo Antonio Salvi è abbastanza cosciente che lui con questa opera appunto sta rappresentando qualcosa di diverso di uno scontro alla Gerusalemme liberata, diciamo. Rappresenta un'opera d'amore in cui c'è un eroe che combatte contro Amurat, ma in cui appunto non, lo scontro di civiltà in questo contesto non c'entra. Tant'è vero che lui dice, un pochino mettendo le mani avanti, le voci ebbe e profane devono considerarsi in bocca di personaggi barbari, di nazione, di costumi e di fede, non mai sentimenti dell'autore che professa la romana cattolica religione e detesta tutto quello che non è conforme ai dettami della medesima. Quindi non mette le mani avanti dicendo io scrivo queste cose, però insomma fate conto che, cioè, in realtà secondo me lui la pensa appunto in modo tutto diverso, senza voler vedere dietro questo Skanderberg, senza dargli completamente la lettura massonica che si dà del flauto magico, però forse qualche elemento di comunque simpatie massoniche forse ci sono. E adesso vi racconto un pochino, cercando un po' di sintetizzare, perché è molto intensa, questa storia che appunto ha per centro Skanderberg. Skanderberg che è assediato da Amurat sotto le mura di Croia, e con Amurat che vuole vendicarsi anche di questo ragazzo che è stato allevato alla corte ottomana come giannizzero, che poi se n'è invece andato, no, approfittando della, di una guerra in Valacchia, e che si è scatenato contro l'impero. E Amurat cattura una fanciulla e suo padre, vestiti da pastori, che sono Donek e Aronitz, e si invaghisce di questa ragazza e la fa custodire al suo Akomat, che è il suo generale. Entra in scena la figlia di Amurat, che è Asteria, e Asteria, vedendo che il generale Akomat, di cui lei è innamorata, custodisce questa Doneca con molta cura, pensa che sia innamorato di lei, e quindi è arrabbiata, fugge, esce dal campo e viene catturata invece da Ormondo, che è uno dei generali di Skanderberg. Quindi vedete, addirittura qua ci sono due fanciulle prigioniere rapite, che è proprio un classico di questo tipo di opera, una da una parte e una dall'altra. Mentre fin dall'inizio Amurat compare come un essere vendicativo, crudele, senza che appunto il tiranno classico, il tiranno preso da una volontà di potenza, invece Akomat appare fin subito come una persona gentile e onesta che soprattutto non vuole tradire. Ormondo, il generale di Skanderberg, è un uomo coraggioso, però quando Skanderberg, accortosi che entra finalmente in scena, accortosi di avere catturato la figlia di Amurat, la dice: da noi non avrai nessun male, ti proteggeremo, eccetera, Ormondo comincia a essere un pochino su di nervi, perché invece vorrebbe tenersi la ragazza per sé, è la sua preda, insomma un atteggiamento un po' possessivo nei confronti, e quindi comincia a dimostrarsi piuttosto infedele nei confronti di Skanderberg, non completamente fedele. A quel punto Skanderberg scopre che Doneca, che intanto Amurat, poi intanto sono degli intermedi in cui Amurat cerca di sedurre Doneca, Doneca lo rifiuta e lo respinge, e intanto Skanderberg scopre che Doneca, che è sua moglie, c'è la rivelazione che Doneca è la moglie di Skanderberg, che è prigioniera da Amurat, e a questo punto propone uno scambio, dice: vabbè, facciamo lo scambio, andiamo al mondo, vai a proporre a Amurat lo scambio, noi gli ridiamo Asteria e lui ci dà Doneca e Aronitz. Ormondo è arrabbiato, va da Amurat, Amurat rifiuta, dice: a me non importa niente, io voglio tenermi questa ragazza, e tanto poi Skanderberg lo faccio fuori distruggendo la fortezza, quindi si dimostra anche un pessimo padre, quindi le ha proprio tutte, è proprio il tiranno. E Ormondo
ripensata, che già era arrabbiatissimo all'idea di dover rendere Asteria ai turchi, va da Akhmat e gli dice: ma guarda, io ti faccio entrare a Cruja se vuoi mi date Asteria, no? E Akhmat gli risponde con sdegno, dice: ma come, tu tradisci il tuo signore? Io sono una persona fedele, mai lo farò. Facciamo io e te un duello, perché anche io amo Asteria, tra l'altro. E a quel punto c'è quello che fosse, appunto, quello che dicevo rispetto allo scontro di civiltà, quello che invece era ormai la sensibilità settecentesca, in cui Ormondo a questo punto ha un dubbio: che pensi Ormondo, che sia un musulmano, un tracio, barbaro di nazione più di fede e civiltà, norme ti dia? Dice: ma come? A questo punto è un musulmano che mi dà norme di civiltà a me cristiano? E quindi comincia a porsi il problema: come è possibile, l'amore non può essere qualcosa che distrugge la mia... il mio onore. Comincia a porsi il dubbio, no? È proprio la razionalità settecentesca, quindi questo vede proprio la diversità rispetto all'opera romantica, no? L'opera romantica per l'amore ci si fa di tutto, ci si butta da tutte le parti, si ammazza, mentre invece qui è la razionalità settecentesca, come per l'amore io devo tradire, comincia ad avere dei dubbi. Mentre fanno questo duello, intanto arriva Skanderbeg che e di nuovo Akhmat si mostra molto fedele, perché non rivela a Skanderbeg che Ormondo pensava di tradirlo, no? E quindi questo generale dei turchi risulta una figura nobilissima, no? Che non dice mai niente, cioè lui cerca di evitare anzi tutti i conflitti. E Skanderbeg riesce a fare comunque un attacco e a penetrare nel campo turco e a liberare Doneca, però non Aronet, quindi la moglie, ma non il padre della moglie. A quel punto, nell'ultima parte, c'è effettivamente la ricomposizione, se vogliamo, delle due coppie per bene, la punizione del tiranno e la ripresa di coscienza di Ormondo. Questi sono i tre aspetti che caratterizzano l'altra parte, perché appunto Doneca e Asteria, che già si erano viste prima, diventano amiche, e quindi Doneca a sua volta protegge Asteria dagli attacchi di Ormondo, che comunque continua a volerla sedurre. Amurat si dimostra sempre più cattivo e mette il vecchio Aronitz come baluardo, diciamo, in modo che le frecce che scendono da Cruja lo colpiscano. Akhmat cerca di fare un attacco alla fortezza di Cruja, però quando vede Aronitz legato lo libera. Insomma, alla fine Skanderbeg vince e sbaraglia le truppe turche. Akhmat è sconfitto, però è una persona talmente leale che Skanderbeg dice: mettiamoci d'accordo, appunto, e benedice praticamente il matrimonio tra lui e Asteria, quindi dando inizio a una nuova dinastia migliore, diciamo, di sovrani ottomani. Ormondo capisce che la sua influenza non l'avrebbe portato troppo lontano e Amurat si uccide lui stesso per la sconfitta. E alla fine, l'ultimo punto, Skanderbeg invita tutti gli amici a andare al tempio. Amici, andiamo al tempio, il nostro zelo cosa ci chiama a rendere grazie al cielo. Cioè, andiamo tutti insieme, quindi turchi, cristiani, al tempio, che potrebbe forse essere il tempio massonico, e ringraziamo il cielo, quindi questa entità che protegge tutti. Questo è, diciamo, il tempio.